Marco Capuano, si riparte, primo giorno di scuola come si dice in questi casi, con quali ambizioni, con quali anche emozioni? Il primo giorno di scuola sono tutti bravi di solito, no? No vabbè, un piacere ritornare qui e vedere tanti amici. E niente, ambizioni sono alte, sono tante. E ovviamente è quello di adesso di riprendere un po' la forma, di lavorare tutti insieme, stare bene. E poi quando la squadra sarà al completo, insomma, che si avvicinerà al campionato, di pensare più in serio. Ci siamo lasciati lo scorso anno con la sconfitta di Ascoli e soprattutto magari con un pizzico di delusione, soprattutto per come è andata. Alla fine i playoff sono stati un pochino a portata quasi di mano, ma poi non è andata probabilmente per come è andata nel girone. Io più della sconfitta di Ascoli mi ricordo la vittoria col Perugia, dico la verità. Certo. Ascoli non avevamo niente da chiedere, siamo andati un po' magari così sotto gamba, ci è stato comunque spesso un po' di energia al derby, però diciamo che un po' di rammarico forse c'è, però per come si era messa, diciamo che a marzo siamo stati bravi a vincere le partite decisive, perché si poteva mettere, diciamo, peggio la situazione con l'Alessandria, Cosenza, eccetera. Quindi niente, dobbiamo ripartire le partite dal girone di ritorno facendo bene e niente, dai, sappiamo, abbiamo fatto un po' di esperienza l'anno scorso, quindi adesso ripartiremo così. Una Serie B che si è letteralmente potenziata, no? Cagliari, Genova, Bari, Palermo, sulla carta quantomeno ci aspetta una Serie B molto competitiva. C'è anche il discorso del vostro presidente, no? Degli organici anche di Serie A. Però io sono curioso, ecco, di vedere noi andare a affrontare a viso aperto con tutti, quindi dai, non vediamo l'ora di fare questa preparazione e poi scendere in campo. Quanto è importante per te essere qua dal 1 luglio? L'anno scorso sei arrivato proprio a mercato finito, invece sanno che hai possibilità di fare quasi 2 mesi in più di tiro con la squadra. Secondo te potrà essere un qualcosa? Quello tantissimo, prima di tutto a livello mentale. Comunque l'anno scorso è stato dura, stare a casa, comunque allenarsi da solo non è la stessa cosa. Adesso comunque già aver messo delle fondamenta dall'anno scorso col gruppo, conoscerci, quindi ripartire da capo, conoscere il mister, conoscere la società, i tifosi, quindi è già una base importante, quindi per migliorare. Quindi sono contento, sono sereno e niente, mi godo, ecco, questo ritiro e questo bel campionato, perché sarà sicuramente un bellissimo campionato. Si riparte da soprattutto dalla partita con il Perugia, no? Dalla vittoria con il Perugia, oltre 10.000 spettatori dovrebbe rappresentare un contesoretto in previsione anche della campagna abbonamenti che sta per ripartire. Certo, io spero che verranno tanti tifosi durante l'anno, non solo, diciamo, le partite che contano, quindi sicuramente sono una marcia in più, noi ne abbiamo bisogno, perché l'entusiasmo che si è respirato, diciamo, la carica del derby, se ci fossero state anche durante l'anno così, magari c'era, ecco, quel qualcosina in più che ci è mancato, però quindi spero che verranno numerosi. E per te quali sono invece le ambizioni per il prossimo anno da un punto di vista magari tuo personale? L'ennesima stagione di Serie B e ti accinge, insomma, a viverla da protagonista, perché lo scorso anno sei stato uno dei protagonisti. Guarda, io personalmente, quindi a livello mio, io vorrei fare un altro anno in Serie A, vorrei giocare. Ne ho fatti diversi, ecco, mi piacerebbe rivincere soprattutto un altro campionato di Serie B, già ne ho vinti 2, quindi è un entusiasmo, un'emozione, poi specialmente in una città dove non va da tanto tempo in Serie A, quindi è una cosa unica che rimane nella propria vita. Quindi ecco, mi piacerebbe rivivere quelle emozioni e rigiocare prima di smettere un altro anno in Serie A, insomma. Anche perché il presidente poi, insomma, è stato chiaro, no? Cioè, quindi il presidente è stato chiaro e noi niente, ce la metteremo tutta, perché non c'è niente di più bello di vincere, ecco, quindi vogliamo tutti insieme la stessa cosa. Grazie.